Registrare, quindi ricomincio. Allora, buongiorno a tutti. Vedo anche tre persone collegate, quindi oltre a me e Giovanni abbiamo anche Leonardo, Giuliana e Tiziana. Dato che siamo tutti italiani, il nostro primo webinar lo facciamo in lingua italiana, se non vi dispiace, anche se i documenti che vedrete sono in inglese perché il progetto è ovviamente internazionale e quindi in lingua inglese. Ne approfittiamo per questo primo webinar per mettere a punto lo strumento e per fare una simulazione anche delle interazioni con voi per verificare se effettivamente funziona tutto. Nel frattempo, appunto, mi presento, io sono Fabio Croci, sono il project manager del progetto Skillman, che è finanziato sotto il programma dell'Unione Europea Erasmus+. E nello specifico si tratta di uno Sector Skill Alliance Program, ossia di un progetto che prevede di mettere insieme in un partenariato unico sia le aziende, sia i soggetti che erogano formazione e altri enti che adesso vi vado a presentare per fornire dei prodotti innovativi in materia di formazione professionale. Adesso io comincerò a silenziare alcuni di voi perché sento battere le tastiere, il che significa che vi tolgo l'audio di modo che non dia fastidio anche agli altri. Però chiaramente potete recuperare poi l'audio in qualunque momento e soprattutto interagire anche sulla chat. Allora, Giuliana mi chiede di alzare il volume. Allora, Un secondo che cominciamo con le impostazioni del programma, ma credo di averlo già alto io il volume. Mentre vado avanti, scusami Giovanni, tu vedi il mio schermo normalmente? O Ora ora c'è grigio. ora si vede Ho capito. Bene. Allora, sto cercando di alzare il mio microfono, ma mi sembra che il mio microfono sia al massimo. Ok, allora proviamo in questo modo. Bene. Allora, rapida carrellata su che cos'è Skillman. Come vi dicevo, il programma finanziato dalla Commissione europea prevede sostanzialmente tre diverse tipologie di partner: gli educational providers, ossia i fornitori della formazione in tre paesi distinti, l'Italia, l'Inghilterra e la Danimarca. Seguiti poi dai sector representatives, che sono poi gli industrial partners, ossia i rappresentanti dalle aziende che nel settore vanno a individuare quali sono le esigenze formative da colmare, e gli accreditation bodies, ossia in ogni paese oggetto del progetto c'è un ente che si occupa della validazione delle competenze e dei curricula che siamo andati a proporre, di modo che ci sia una possibilità di interscambio delle certificazioni fra i vari paesi europei coinvolti nel framework EQF. Non vi ho detto che cosa faremo nel corso di questo webinar, quindi recupero subito. Facciamo una prima carrellata di questo progetto che Progetto che durerà dura 5 5 minuti, minuti. non di più, seguito da un'interazione e discussione fra di noi, anche perché oltre a me c'è Giovanni e Tiziana che sono direttamente coinvolti nel progetto e ne approfitteremo per confrontarci e rispondere a eventuali domande. Vado avanti con la presentazione. Vi dicevo, ci sono tre paesi coinvolti, l'Italia, la Danimarca e l'United Kingdom, l'Inghilterra. Ciascuno di questi paesi ha una tripletta, come minimo, di questi tre enti che vi ho detto. Quindi nel caso inglese abbiamo il Birmingham Metropolitan College, in Danimarca abbiamo Technische Erhvervsskole Center e per l'Italia il CSCS stesso, Agenzia Formativa Accreditata.
Per quanto riguarda i partner industriali, abbiamo sostanzialmente il centro di ricerche Fiat a Torino, Jaguar Land Rover per i partner inglesi e Scandinavian Airlines per la Danimarca. Ho tralasciato, ma a questo punto è evidente, il nostro settore è quello dell'automotive. Quindi nell'ambito dell'Erasmus+ Sector Skill Alliances esistono diversi settori che sono stati finanziati. Noi, il nostro consorzio di Skillman, è quello che ha l'obiettivo di approfondire i temi dell'automotive. Nel caso del partenariato italiano, si aggiunge anche il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, come partner scientifico che ci ha di fatto ampiamente regolati e aiutati nell'individuazione delle competenze più innovative in termini del curriculum che andrò a breve a presentarvi. Per quanto riguarda gli Accreditation Bodies, abbiamo questi tre enti, CEPAS, EAL e Industrians Udanelser, tutti e tre stanno lavorando per garantire una interscambio fra i sistemi di qualificazione europea, l'EQF, secondo gli standard ECVET, di modo che ovviamente qualunque unità di competenze venga progettata e svolta in uno di questi paesi possa essere riconosciuto dal sistema di certificazione degli altri paesi. L'idea qui è di sperimentarlo per la Danimarca, l'Inghilterra e l'Italia, ma ovviamente l'obiettivo è quello di essere interscambiabili in tutto il sistema delle competenze europeo, anche al di fuori dai tre paesi indicati. Scusate, sono andato avanti troppo velocemente, torno indietro per dire che i focus. Scusate, ho fatto pasticcio. Allora, le focus areas sulle quali si muove il progetto sono queste. Ovvero sia, sono i temi emergenti che i nostri partner industriali ci hanno identificato sin dalla fase iniziale del progetto come quelli su cui investire, in quanto la formazione delle persone, delle competenze su questi temi risulta particolarmente urgente per i fabbisogni industriali dell'automotive. Ovviamente la parte più tecnologica, infotainment and wireless technologies, applicate anche ai processi di produzione, l'automatizzazione dei processi di produzione, l'energy performance e i materiali innovativi. Queste focus areas sono quindi state prese in mano da un percorso che qui in questo momento troverete con una bandierina appunto per il 2017 che indica il fatto che siamo nella fase di validazione, di disseminazione, cioè questo progetto è già in corso da più di 2 anni e ha nel frattempo ho portato avanti una sessione di definizione e analisi di fabbisogni, di progettazione e anche di implementazione, cioè sono stati realizzati presso tutti e tre gli enti di formazione che avete visto prima dei piloting, ossia delle azioni in cui sono state fatte delle classi reali con delle persone che hanno partecipato, hanno provato i prodotti e le tipologie di contenuti elaborati nei nostri curriculum e ci stanno dando i feedback che ci porteranno alla validazione non solo dei tre curricula, ma dell'intero processo di lavoro e della logica con la quale è stato progettato l'intero progetto Schema. Che vediamo adesso? Ovviamente è un circolo virtuoso che una volta a regime intende permettere una definizione di quali sono i fabbisogni formativi, una progettazione dei curricula e un'erogazione delle attività formativa in maniera ciclica, continua, di modo da poter aumentare la flessibilità di tutto il processo in tempo reale. L'infrastruttura anche di supporto a questo processo intende essere particolarmente innovativa, ovvero sia basandosi su un modello di apprendimento assolutamente dinamico, come posso dire, interattivo con le persone, basandosi anche su delle risorse online, su una piattaforma Moodle, che è un database relazionale che permette di, diciamo, incrociare tutte le richieste di informazioni in una maniera flessibile. Questo per dire che i curricula che abbiamo progettato non sono dei curricula
statici, che vanno fatti in una maniera complessiva e rigida. Al contrario, vogliono essere dei curricula in cui le unità di competenze possono essere accessibili in maniera separatamente. Every element of learning can be accessed separately. L'idea è che ogni unità di competenza possa costituire un elemento che viene configurato in maniera flessibile rispetto alle esigenze reali e ai fabbisogni reali e che mantenga comunque come singola unità di competenza una sua certificabilità. I principi infatti sono quelli di questi framework, tutti europei, rispetto ai quali vi dettaglio solamente che l'EQF è l'European Qualification Framework, al quale tutte le competenze europee fanno riferimento soprattutto in termini di quale livello di complessità e nel nostro caso i vari curriculum aggrediscono diciamo diversi livelli di complessità dall'EQF3 fino all'EQF5 e l'ECRET è in particolar modo il criterio attraverso il quale poter garantire uno scambio di certificazione delle competenze anche in termini di singole unità fra i vari paesi europei come dicevo prima. Vado un po' velocemente perché questa presentazione era stata fatta in una fase anche intermedia del progetto, durante la quale volevamo presentare anche la logica che sta dietro allo Skillman. Nel frattempo però abbiamo prodotto anche delle classi reali, qui vedete un esempio del nostro piloting nella quale la scuola danese ha fatto il piloting sui materiali compositi, cioè uno dei curriculum si concentra sulla formazione di tecnici che vanno a fare le riparazioni sulle fusoliere, sulle parti degli aerei che vengono realizzate sempre di più in materiali compositi più leggeri, con caratteristiche migliori rispetto a quelle precedenti. La fase iniziale ha messo in luce come il nodo più delicato riguarda proprio la formazione di tecnici in grado di individuare quali sono le parti danneggiate o comunque che necessitano intervento e la formazione di questi tecnici in modo ovviamente sempre al passo con l'innovazione del materiale. Questo tipo di lavoro, cioè di individuazione di quali sono i fabbisogni formativi e di sperimentazione delle azioni formative è stato fatto ovviamente in tutti e tre gli ambiti. In Italia ci siamo concentrati sulla parte dell'automazione dei processi industriali all'interno della manifattura dell'automotive e in Inghilterra in particolar modo sulla robotica, la robotica applicata ovviamente ai processi di produzione e di assemblaggio delle autovetture. Qui abbiamo un rapido esempio di quello che è stato fatto all'inizio, cioè di analisi dei fabbisogni, in questo caso è un breve spaccato della robotica, in partenariato con i partner industriali. Sulla base di questo scanning iniziale, ovviamente, queste sono altre materie sempre con la stessa logica, è stato disegnato l'intero processo, processo che ha portato appunto alla creazione di tanti contenuti che sono stati esplosi in unità di apprendimento e rispetto ai quali poi sono stati anche prodotti dei materiali cartacei, audiovisivi e via dicendo sulla nostra piattaforma Moodle. Qui uno spaccato di quali sono le unità prodotte all'interno dei nostri curricula, per esempio all'interno dell'unità della robotica, del curriculum della robotica trovate queste 14 unità, questa era una fase di bozza che andrà avanti ora nella fase finale di consolidamento, però comunque la logica è assolutamente questa, ciascuna di queste unità possiamo concettualmente farla coincidere a una delle caselle che vedete sullo sfondo, cioè riempita, popolata di contenuti. Queste singole unità sono quelle che possono essere oggetto di certificazione indipendentemente le une dall'altra, cioè il curriculum ha una logica ovviamente completa, per cui dalla unità 1 alla unità 14 si segue un percorso professionale intero, ma ogni unità può essere presa a sé stante o collegata ad altre secondo le esigenze formative di cui vi parlavo.
Questa logica è stata fatta quindi su tre curricula che, come vedete, come vi ho già anticipato, sono uno focalizzato sulla robotica, o meglio sulla formazione dei tecnici che si occupano della manutenzione e dell'implementazione quotidiana dei robot sul posto industriale, sul posto di produzione. L'Industry Production 4.0, il manager che va a trovare e a gestire le soluzioni di informatizzazione del processo di produzione interna alle fabbriche, e i materiali compositi, appunto, come vi dicevo prima, per la riparazione, l'individuazione degli aspetti che devono essere oggetto di riparazione all'interno dei materiali compositi innovativi, che nel nostro caso erano sperimentati nel settore aereo, ma che ovviamente oggi sono relativi anche a tutti gli altri comparti del settore automotive. La logica, la rappresentazione grafica di quello che vi ho accennato adesso, la state vedendo adesso, cioè lo stesso tipologia dei contenuti può essere vista, può essere approcciata secondo tre diverse strade. Chiaramente abbiamo la strada del curriculum classico, cioè di come ve l'ho presentato adesso, come successione di unità di competenze che seguono una logica di progettazione dall'inizio alla fine, ma anche come individuazioni di quali sono i job roles identificati dalle industrie, che di volta in volta possono confezionare dei percorsi formativi sia come sottoinsiemi dello stesso curriculum, ma sia anche, perché no, come unità di competenze prese da curricula diversi, poiché ovviamente i ruoli, i fabbisogni formativi dei singoli ruoli professionali possono andare a cavallo, per esempio, del curriculum della robotica e di quello dell'ICT. La terza strada con cui approcciarsi al nostro modello è anche quella della singola certificazione, cioè, come vi dicevo, la garanzia di certificabilità delle singole unità formative comporta anche che si possono comporre a piacimento dei percorsi formativi legati all'ottenimento di particolari certificazioni come unità autonome, sia prese dai vari curricula, sia appunto come unità indipendenti. Bene, tutto questo ovviamente è un'evoluzione rispetto a una logica un po' più rigida dell'approccio alla certificazione delle competenze, ma non mi dilungo tanto su questo quanto vi anticipo. Scusate, questo è il processo di lavoro, ma credo di averlo a questo punto già ampiamente presentato, e comunque, se necessario, vi rispondo a altre domande una volta finita la presentazione. Termino con due aspetti importanti. Il primo è che, come vi dicevo, qui abbiamo portato avanti un processo di lavoro e dei contenuti che adesso sono in fase di disseminazione, cioè l'idea è, dopo averli sperimentati sul campo, validati, adesso possono anche essere utilizzati e sperimentati nei propri contesti scolastici, formativi, industriali, nella maniera più ampia possibile. Quindi in fase conclusiva il progetto Skillman sta diffondendo i materiali, cercando di coinvolgere partner, scuole, agenzie formative, industrie, nel diventare in maniera ovviamente totalmente gratuita e senza ulteriori impegni, ma partner che possano utilizzare le nostre risorse, competenze e contenuti sul proprio contesto, anche per brevi sperimentazioni o per adottare il modello su altre tipologie di formazione. Per questo abbiamo una call che è sempre aperta per diventare partner del consorzio Skillman, e al tempo stesso stiamo lavorando sulla conferenza internazionale che vi faccio vedere direttamente sulla landing page che in questo momento è in corso di ultimissima definizione, ma che comunque trovata all'indirizzo skillmanconference.info. La conferenza si svolgerà a San Sebastian presso Tecnica, un istituto di formazione professionale molto importante che ci ha dato la propria disponibilità. Si svolgerà l'8 di novembre. L'8 novembre del 2017 verranno quindi presentati in maniera molto più dettagliata i contenuti del progetto e gli output del progetto, insieme ai nostri partner industriali che potranno anche riportarci le concrete esperienze sul proprio posto, sulla propria pelle. È anche aperta una call sia per proporre dei contenuti da presentare, perché nell'ambito del programma abbiamo previsto sia una fase iniziale
di presentazione degli esiti, sia una fase di svolgimento di workshop tematici, o ci saranno quindi tre workshop, ciascuno per i tre focus tematici di cui vi ho già parlato, e sia una call per partecipare, nella quale, attingendo alle risorse del progetto, vogliamo contribuire a rimborsi spese per il viaggio e per l'alloggio per 30 partecipanti, che manifesteranno il proprio interesse e motivazione rispetto alla conferenza. La conferenza sarà quindi anche un'occasione importante per fare rete, per scambiare le proprie esperienze e per raccogliere feedback, ma anche e soprattutto per aiutare altri soggetti fin qui non coinvolti dal progetto a valutare e implementare i contenuti e il processo nella propria realtà. Vi invito quindi innanzitutto a visitare il programma, a interagire, a iscrivervi ai form che troverete. Abbiamo adesso in questo momento un form nel quale è possibile sottoporre la propria candidatura alla call che vi dicevo. In ogni caso, a margine di questo webinar, ovviamente lascerò tutti i contatti miei e del resto dello staff che si occupa dell'organizzazione. Io con questo termino la mia presentazione, lascio libera, diciamo, l'interazione e la possibilità da parte vostra di fare domande. Per farlo, abbiamo una chat nella quale potete intanto presentare i vostri feedback. È possibile anche interagire al microfono, quindi mano a mano che volete farlo candidatevi. Abbiamo peraltro collegati, come vi dicevo, anche Giovanni e Tiziana, che sono due persone che hanno lavorato fin dall'inizio alla progettazione dello Skillman, ai quali chiedo intanto se vogliono interagire con i propri contributi. Bene, prendo la parola io per fare un breve feedback su questa presentazione. Prima di tutto mi volevo congratulare Fabio per la qualità anche, diciamo, dei materiali che tu presenti. Ho visto anche il sito, mi sembra ottimo quello della conferenza, un buon lavoro che stiamo facendo, quindi penso che i partecipanti, insomma, avranno già ora avuto un'idea di che cosa è il progetto e a cosa punta. Io innanzitutto poi volevo anche dire grazie a tutti quelli che sono collegati, vedo ci sono diverse persone anche più delle aspettative e anche se ci ascoltano senza avere collegato la camera, comunque vedo che sono in linea e mi piaceva anche sottolineare quali sono i prodotti che noi abbiamo disponibili da offrire alle scuole. Quindi credo che una domanda per Tiziana che si occupa dello sviluppo dei curricula sia appunto quali sono i tre curricula e il quarto in arrivo, ma comunque i tre curricula che sono già disponibili. E poi secondo me sarebbe anche utile chiarire a una scuola in che modo può usufruire di questi servizi o prodotti, insomma, che ci sono, se deve pagare o se. Started. E eventualmente anche in che maniera è possibile proprio praticamente per una scuola implementare questi curricula, quali sono, diciamo, i passaggi operativi necessari affinché questi curricula possano essere implementati e la scuola possa quindi anche ottenere, cioè gli studenti possano ottenere i crediti per eventualmente spenderli in contesti diversi, cioè quali sono anche dal punto di vista del rapporto fra le scuole che partecipano, che diciamo, aderiscono poi a questi risultati, quali sono le possibilità di interazione. Quindi le domande, diciamo, che io vorrei fare e alle quali penso possiamo rispondere insieme, ma Tiziana mi sembra la più indicata per questo aspetto in quanto è la responsabile dello sviluppo dei curricula. Le domande sono quindi due: quali sono i prodotti disponibili e in che modo la scuola può aderire e implementare questi curricula nei propri percorsi ufficiali?
Tiziana, ho visto che forse avevi il microfono silenziato al momento, ti ho tolto, diciamo, insomma, dovresti essere in grado di interagire, prova a parlare, a dire qualche cosa. No, Tiziana mi sta dicendo che sta parlando, ma noi non la sentiamo. Tiziana, prova nel frattempo a interagire con i comandi che ci sono per connettersi con l'audio. Nel frattempo, Direi di iniziare noi questa riflessione sui Sì, curricula, infatti. cercando di essere brevi, e poi Tiziana, se riesci a far partire il microfono e diciamo qualche cosa che non è corretta, magari poi ci puoi aiutare e correggere te. E sostanzialmente io direi, Fabio, se possiamo interagire su questo, precisiamo quali sono i tre curricula che sono già al momento disponibili, che possono essere implementati alle scuole, in che lingua sono disponibili e in che forma lo sono. Magari se possiamo anche rapidamente accedere al sito Learning, così vediamo concretamente di che cosa stiamo parlando. Allora, volentieri, datemi un secondo con... Sì, allora, Giuliana integra con una sua domanda, cioè ci chiede a quale grado di scuola sono rivolti, quindi ne approfitto. Intanto sicuramente per cogliere entrambe le domande, per fare una panoramica appunto su quello che mi avete chiesto. Diciamo innanzitutto che nell'ottica della flessibilità in termini di unità di apprendimento, i curricula non sono rigidi in termini di qualificazione, cioè ci sono diversi livelli che possono essere identificati da ciascun curriculum e a seconda di quello di cui stiamo parlando si passa da un EQF di livello 3 fino a un EQF di livello 5. Vi faccio vedere da questo punto di vista, appena riesco a ritrovare il link, la piattaforma. Dicevo la piattaforma, quindi sto in questo momento, vi sto facendo vedere lo schermo, credo che sia visibile. Ok, perfetto. Allora, all'interno del link che trovate qui, learn.skillman.eu, c'è una prima versione della piattaforma. La versione della piattaforma è ancora in fase di consolidamento, quindi non trovate ancora la versione definitiva che, come vi dicevo, sarà presentata in occasione dell'8 novembre, ma in ogni caso trovate la logica e una prima risposta a quello che vi stavo dicendo. Andando a cercare i curricula, troverete, dopo aver fatto un disclaimer, troverete le singole unità alle quali afferiscono ciascuno dei curriculum. Le singole unità vengono a loro volta riempite di contenuti, i contenuti corrispondono a una declaratoria di quali sono le competenze e le conoscenze ai quali si può fare riferimento. Per rispondere alla prima domanda di Giovanni che stavo tralasciando, tutta la documentazione è in inglese, in lingua inglese. Questo ovviamente per garantire la trasferibilità fra le varie paesi europei del framework, ciò non toglie che la stessa logica può essere applicata anche a materiale nelle proprie lingue, nel senso l'inglese è ovviamente la lingua di interscambio, ma poi i contenuti e i materiali della piattaforma e-learning possono essere caricati anche nelle singole lingue. In questo momento trovate tutto quanto in inglese. Dicevo, le singole units of learning vengono quindi declinate in singoli apprendimenti, competenze, ciascuno con un livello di riferimento. La stessa competenza può essere aggredita con diversi livelli di EQF, di complessità. Ad esempio, vado a prendere ora
un curriculum come quello sui materiali compositi, che nella logica della progettazione, che come vi dicevo in termini di sperimentazione è stata fatta direttamente dai nostri partner danesi che svolgono da anni la formazione del personale collegato alla Scandinavian Design Lines, sono andati a individuare queste competenze e queste conoscenze declinandole su due diversi livelli di EQF, quindi per l'EQF3 e per l'EQF4 hanno creato dei percorsi che si basano sulla stessa analisi dei fabbisogni e delle competenze, ma con diversi livelli di complessità e quindi di autonomia da parte del lavoratore. Detto questo, chiaramente poi nella ricostruzione di un profilo completo si va a selezionare qual è il livello EQF di riferimento con anche diversi requisiti di ingresso. Per ciascuna unità trovate quindi questo schema qui, uno schema che si basa sulla definizione di competencies, knowledge, skills. Una framework in termini di singolo dettaglio di microprogettazione dell'intervento formativo, anche con declaratoria delle ore, della documentazione dei materiali da utilizzare, e quindi poi quali sono i modelli con i quali fare la valutazione degli apprendimenti. Questa logica la ritrovate su tutte le unità, che nella versione online è sostanzialmente schematica. Ma ciascuno di questi curriculum, scusate, sento. Temo che sono io, mi sono connesso. Ho momentaneamente, scusate, silenziato Tiziana. Tiziana, ti faccio recuperare l'audio appena ho finito. Terminavo dicendo che qui vi sto facendo vedere la piattaforma online, ma collegata alla piattaforma online esiste anche un manuale, un PDF vero e proprio, che include anche tutta la parte di metodologia dell'intervento, metodologia per i formatori, quindi c'è incluso all'interno del pacchetto del kit di Skillman anche tutta la parte di descrizione degli obiettivi, delle metodologie, della modalità con cui svolgere la microprogettazione a favore dei docenti. Con questo quindi spero di aver dato una prima risposta, ma ridò la parola alla Tiziana che finalmente essendo connessa forse ci può aiutare ulteriormente. Giovanni, Tiziana, prova pure a parlare, vediamo se ti sentiamo. Sto parlando tramite telefono, provo a mettere muto. Allora, sto parlando tramite telefono, provo a mettere muto il computer perché nonostante mi dica che il microfono è sbloccato nel computer, io non riuscivo a mettere in comunicazione con voi. Mi Ora ti sento confermate che mi benissimo. sentite? Sì, Tiziana, vai. Perfetto, allora intanto grazie Fabio che hai preso il mio posto perché effettivamente non ero in difficoltà. Allora, come appunto ha illustrato Fabio, avete visto c'è questa piattaforma e-learning in cui sono caricate tutta una serie di materiali, attività e anche il profilo professionale a cui si rivolgono. E questa parte appunto anche del sito è in fase di continuo arricchimento e revisione e entro breve ci saranno appunto tutti i materiali definitivi che sono materiali che dovrebbero permettere anche a persone del settore, insegnanti che vogliono appunto implementare alcune parti o il curriculum intero o alcune parti del curriculum appunto di predisporre l'ambiente classe per fare le attività che sono state appunto programmate. Questi materiali, come avete visto, sono abbastanza ricchi perché ci sono appunto da una serie di testi che possono essere letti a appunto anche dei video, dei link che possono essere seguiti e appunto vengono suggeriti tutta una serie di attività in classe che possono essere fatte anche in maniera pratica, quindi ci sono sia suggerimenti teorici che parti pratiche. E come diceva Fabio, appunto, non starò a ripetere tutto, viene prodotto anche un manuale in PDF dove appunto sia gli insegnanti che comunque le persone professionisti del settore possono trovare le indicazioni anche per capire quali tipi di profili professionali corrispondono ai livelli che sono necessari, per esempio, in un'azienda per svolgere determinate mansioni. Rispetto a questo, appunto,
L'idea è proprio di, ed è per questo che appunto il partenariato internazionale è stato particolarmente importante, l'idea è appunto di rendere questi profili valutabili in maniera piuttosto semplice, quindi riconoscibili in tutti i paesi europei e in particolare le scuole che decideranno di firmare l'agreement con il progetto avranno modo appunto di far riconoscere alle persone, agli studenti che hanno seguito questi moduli i crediti formativi in tutti i paesi appunto Questo è un passaggio molto importante perché appunto non solo sperimentando questi moduli gli studenti veramente un qualche cosa di innovativo che scientificamente fondato un percorso formativo, ma queste cose che loro possono sperimentare laboratorio, attività seguendo appunto il curricula che stiamo producendo vengono riconosciuti anche in tutta Europa e quindi questo è un titolo in più che possono comunque spendere nel mondo del lavoro proprio perché sono profili estremamente innovativi. Stavo vedendo una domanda, non so, mi sentite? Tiziana, sì, ti sentiamo un pochino a scatti ultimamente, quindi hai avuto il cellulare leggermente disturbato. Però nel frattempo, appunto, come hai visto anche tu, abbiamo diverse interazioni sulla chat. Allora, sintetizzerei rapidamente le cose che colgo. Intanto non abbiamo specificato, e questo lo dico subito io, che tutto il materiale è gratuito, cioè siamo all'interno di un progetto finanziato dalla Commissione europea, che ci chiede di proporre del materiale e di trovare delle soluzioni che a questo punto diventano di dominio pubblico, anzi siamo anche incentivati e volentieri adempiamo a questo obiettivo di diffonderlo il più possibile. Diffonderlo significa che i contenuti che trovate sulle nostre piattaforme possono essere liberamente utilizzate e implementate. Anzi, ci farebbe piacere da questo punto di vista poter avere anche dei feedback concreti nel momento in cui effettivamente altre realtà decidono di utilizzarlo e di sperimentarlo. Relativamente a un'altra domanda, invece, ritorno, vi ripasso la parola, non so se Tiziano o Giovanni, c'è il professor Rossi, ci chiede se c'è un modello da compilare per aderire al progetto e Marianna Piccioli ci chiede come fare per avere il riconoscimento del consorzio Schema. Direi che sono due domande collegate e anche Giuliana ci chiede se è proponibile alle scuole del primo ciclo, quindi se i contenuti del progetto sono proponibili alle scuole del primo ciclo. Giovanni o Tiziana, non so se e chi di voi due vuole prendere la parola o se vogliamo dividerci gli argomenti a seconda di chi vuole rispondere. Beh, po posso rispondere sul discorso della domanda relativa all'adesione, quindi questa qui se si può diciamo, aderire al progetto. Penso che noi come team di Skillman si debba anche perfezionare quello che è la nostra risposta, perché al momento possiamo rispondere che si può aderire al consorzio Skillman per avere tutte le informazioni, assistenze, supporto e vantaggi diciamo, relativi al periodo in essere del consorzio Skillman. Quindi si può poi, diciamo, fregiarsi dell'adesione al consorzio con i loghi di queste grandi aziende che sono partner, eccetera. Tuttavia direi che il passaggio successivo, lo dico ora in conferenza, ma insomma vale per lo staff di progetto, noi dobbiamo perfezionare questo modulo di adesione per farlo. Fargli includere, diciamo, l'agreement fra scuole per il riconoscimento ECVET, quindi diciamo che i curricula che noi abbiamo disponibili, affinché venga dichiarato che i curricula disponibili vengono, diciamo, accettati dall'istituto come uno standard per il riconoscimento reciproco delle competenze all'interno di
del circuito di tutte le scuole che hanno sottoscritto il medesimo contratto. Quindi penso che il modello attualmente disponibile debba essere anche esteso per poter certificare in modo formale che la scuola adotta i curricula implementandoli e riconoscendo i crediti alle altre scuole che fanno lo stesso processo. Ok, grazie Giovanni, sì, sicuramente colgo io stesso come project manager questo suggerimento e quindi sicuramente perfezioneremo quanto prima. A riguardo quindi vi raccomando a tutti i partecipanti di seguirci progressivamente sul sito skillman.eu, che purtroppo proprio oggi e in questi ultimi due giorni non trovate nella sua forma migliore a causa di un attacco hacker che purtroppo affligge spesso anche i siti con le migliori intenzioni. Stiamo rimediando, ma ecco, teniamoci da questo punto di vista aggiornati su skillman.eu e attraverso il sito che vi ho fatto vedere per la conferenza. Però Tiziana, do la parola a te perché forse puoi interagire con la seconda delle domande ancora in evase, quindi intanto quale ciclo in termini di cicli della scuola italiana possiamo adottare e sperimentare i contenuti di Skillman? Sì, i contenuti di Skillman sono pensati su un target di età più alta e quindi sul secondo ciclo di formazione, in particolare proprio sulle scuole superiori o anche a cavallo appunto con il ciclo dell'università. Detto questo per quanto riguarda come appunto gli studenti, per quanto riguarda i trainer, i professori, gli educatori, eccetera, ecco, in questo caso è comunque un aggiornamento che può essere molto interessante, visto che il materiale è così gratuito, avere, proprio perché si capiscono bene le linee di tendenza che poi sono presenti nel mondo del lavoro rispetto a questi settori che appunto abbiamo trattato, quindi robotica, il management dell'industria 4.0 e appunto quello che è anche in collegamento agli ICT in generale. Quindi diciamo da questo punto di vista io farei una differenziazione tra appunto gli ufficiali appunto come studenti e invece i formatori. Ecco, in questo senso un formatore o educatore a qualsiasi livello lavori può trarre beneficio proprio perché vede le linee di tendenza più attuali. Però ecco, il materiale prodotto sicuramente come attività da fare in classe, come anche a livello cognitivo, come contenuti, è un materiale appunto adatto per le fasce superiori. Spero di aver risposto alla domanda di Giuliana. Sì, allora grazie Tiziana, ritengo di sì, aggiungo qualche elemento reale perché a questo punto vi ho detto che abbiamo testato tutte le attività formative, ma appunto anche infatti per rispondere a questa domanda le abbiamo testate in maniera concreta su studenti e lavoratori, nonché sui formatori, cioè significa che abbiamo creato delle classi con delle persone di diverse fasce di età e di diverse estrazioni, ma che andavano sostanzialmente dall'ultima classe delle superiori, quindi della secondaria, sino a studenti già laureati o comunque lavoratori già inseriti all'interno dei settori dell'automotive con vari titoli e vari livelli di formazione. Questo per specificare che anche in termini di tipologia dei destinatari non abbiamo pensato solo ed unicamente a studenti a tempo pieno, ma anche alle esigenze dei lavoratori già inseriti all'interno delle aziende che hanno necessità di aggiornamenti su dei temi che, come vi dicevo, sono emergenti come quelli altamente tecnologici. La parte della formazione dei formatori, sì, grazie Tiziana per l'ulteriore puntualizzazione, come vi dicevo non abbiamo margine adesso qui per farvi vedere anche perché sono molto densi come documenti, ma vi dicevo c'è tutta una parte all'interno del curricula che è una sezione, la prima metà praticamente del curricula che è destinata proprio ai formatori, quindi l'idea è che ci sia un approccio metodologico che vada anche al di fuori dei singoli argomenti trattati nel curricula per i quali sicuramente beneficio può essere tratto anche dai formatori di ogni ordine e grado. Bene, allora ci avviamo sostanzialmente verso la conclusione di questo webinar.
Vi lascio intanto un attimo per eventuali ultime domande in extremis, se avete necessità chattate pure, altrimenti vi ricordo, intanto vi ringrazio per la partecipazione e per l'interessamento che avete dimostrato, spero che siamo riusciti a dare una panoramica iniziale al progetto Skim. Vi segnalo che i prossimi adempimenti da parte nostra saranno, no, scusate, adempimenti, appuntamenti saranno ulteriori 5 webinar, a questo punto non più solo in italiano, ma che verranno coinvolti anche partner internazionali nelle presentazioni, e comunque saranno svolti in lingua inglese. Stiamo lavorando su un ciclo di webinar che sia tematico, quindi affronteremo diversi argomenti nel corso dei prossimi webinar. I webinar sono fatti per un avvicinamento sostanziale a quello che sarà la conferenza dell'8 novembre. Ai partecipanti al webinar di oggi che possono essere interessati, ah sì, è arrivata una domanda di Giuliana in extremis, rispondo subito, ci chiede se per i formatori sono previste certificazioni. Forse non so, Giovanni o Tiziana, comunque io anticipo questo. Allora, non è stata fatta un curriculum per i formatori, cioè non è prevista una unità di competenze di formazione dei formatori. Questo perché il progetto è comunque sperimentale, quindi noi tutti siamo stati coinvolti, noi tutti, o meglio, i professionisti del settore sono stati coinvolti in attività di scambio di esperienze. Chiaramente siamo in grado di rilasciare l'attestazione di partecipazione ufficiale al progetto Skillman, rilasciato dal consorzio, quindi dal consorzio formato dagli 11 partner. Ripeto, però, non esiste un modulo di formazione dei formatori che so io. Volevo dire una cosa, Fabio. Prego. No, volevo dire, prima di tutto ci stiamo dimenticando una cosa importantissima. Chi partecipa ai webinar avrà chiaramente una certificazione della partecipazione, e la partecipazione al webinar, che è una presentazione, un'introduzione al sistema Skillman per poter diciamo, implementare queste risorse nella propria vita professionale, è prodroma, la partecipazione, dicevo, all'invito e alla partecipazione per dare un contributo di idee alla conferenza che si terrà a novembre, come tu hai accennato all'inizio, che è in corso di preparazione, e quindi diciamo che la certificazione, anche se non c'è dal punto di vista delle competenze perché non è un obiettivo del progetto, però si certifica, diciamo, un'esperienza professionale concreta, che è quella di partecipare a webinar e eventualmente anche alla conferenza internazionale in Spagna. Grazie mille Giovanni, sì, sicuramente dimenticanza importante da parte mia, quindi grazie, e appunto avrei concluso anch'io dicendo quello che ha già anticipato Giovanni, cioè questi webinar sono un avvicinamento alla conferenza alla quale invitiamo a partecipare rispondendo alla forma che vi dicevo inizialmente sul sito della conferenza, che adesso vi vado a rivisualizzare, per poter a raccogliere le vostre candidature e interessi, e chiaramente diffondere anche fra vostri colleghi e persone che ritenete essere potenzialmente interessati a partecipare ai prossimi webinar e a partecipare anche alla conferenza dell'8 di novembre. Cliccando sul click here, register now, verrete reindirizzati sulla pagina nella quale chiediamo dei dati abbastanza semplici e le aree di interesse. Questa documentazione viene presa da noi solamente appunto per la partecipazione al progetto Skillman, e lasciando i vostri contatti avrete modo di essere aggiornati sull'evoluzione e sulle modalità di partecipazione alla conferenza dell'8 di novembre. Quindi mi raccomando, skillmanconference.info, da lì il form per la partecipazione a tutte le attività da adesso fino a fine anno. Il progetto Skillman si chiude il 31 dicembre dal punto di vista delle attività di piloting e di progettazione che abbiamo fatto adesso, ma chiaramente tutta la disseminazione speriamo che possa andare felicemente avanti anche con il vostro contributo, quindi sicuramente grazie intanto per la vostra partecipazione. Giovanni sta mettendo direttamente sulla chat i link al skillmanconference.info e al sito ufficiale del progetto.
Con questo comunque non esitate a riprendere contatto direttamente con me, con Giovanni e con Tiziana ai vari riferimenti che vi sono arrivati o via mail o che troverete sul sito per qualsiasi informazione. Bene, vi ringrazio. Volevo Giovanni, dire vi ringrazio. una cosa anche io, Sì, certo, intanto prego. diciamo una conclusione, per chi fosse presente a Firenze alla fiera, al convegno di didattica, presentiamo anche lì una serie di cose, quindi chiaramente è un incontro dedicato proprio alla didattica e avremo occasione appunto di parlare probabilmente un po' più nello specifico proprio dell'attività, quindi è un invito che vi faccio se appunto parteciperete a questo convegno a Firenze. E poi per il resto niente, direi che andiamo a concludere, vi abbiamo dato tante informazioni e rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra informazione ulteriore tramite i nostri contatti e tramite il sito che avete visto. Anzi, grazie Tiziana, sì, mi stavo dimenticando anche questa cosa, 28 settembre alle ore 11:15 il workshop a Forteto d'Abbasso nell'ambito di Didacta. Didacta Tiziana, probabilmente appunto tutti i partecipanti lo sanno, ma comunque è la fiera ufficiale, diciamo anche nazionale, organizzata dall'INDIRE, dedicata alla formazione dei docenti di ogni ordine e grado nelle scuole italiane, e ci hanno invitato ufficialmente a presentare Skillman come buona prassi appunto della progettazione per competenze. Questa cosa la faremo all'interno ad altri partner, ci sarà dentro anche esponenti di Federmeccanica e saranno coordinati da vari referenti scientifici. Questo per dare, diciamo, risalto alla validità dell'approccio adottato nel nostro progetto. Grazie Tiziana per avercelo ricordato. Con questo io direi che vi saluto, mi sembra perfettamente in linea con i tempi, ringrazio sicuramente Giovanni e Tiziana per i loro contributi, ringrazio tutti voi partecipanti anche per l'interazione che avete dato, di nuovo per chi vuole partecipare ai prossimi webinar ci diamo appuntamento alle date che troverete online sul sito e altrimenti spero di potervi rivedere anche alla conferenza internazionale dell'8 di novembre. Per gli accordi, gli agreements direttamente con il consorzio Skillman, direi che di qui a una settimana risaremo operativi con le aggiunte suggerite da Giovanni per integrare anche l'adesione da parte delle scuole e per potervi, diciamo, coinvolgere in una maniera completa all'interno della disseminazione dei contenuti di Skillman. Di nuovo vi ringrazio, è stato molto piacevole potervi ospitare. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con Skillman e con questo chiudo la connessione.